Buonasera da Massimo Parchesi che vi parla dallo Stadio Olimpico di Roma grazie alla collaborazione tecnica di Carlo Silverio e Jacopo Teodoro. Tra pochi minuti inizierà Lazio Celtic, quinta e penultima giornata della fase a gironi della Champions League per quanto riguarda il gruppo E. Un gruppo E assolutamente equilibrato che vede in questo momento l'Atletico Madrid al comando con 8 punti, segue la Lazio a 7, Feyenoord a 6, Celtic che chiude a un solo punto. Inutile sottolineare l'importanza che riveste questa partita per la Lazio, che deve vincerla assolutamente per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi, qualificazione che potrebbe addirittura arrivare in serata, in tarda serata, perché ricordiamo che l'altra gara del gruppo E si giocherà alle 21, Feyenoord Atletico Madrid, e la combinazione che la Lazio spera è la seguente: vittoria contro il Celtic e vittoria dell'Atletico Madrid allo stadio De Kuip di Rotterdam. Una Lazio chiaramente chiamata a reagire dopo la figuraccia rimediata sabato scorso a Salerno, una Lazio completamente assente allo stadio Areghi e che alla fine ha meritatamente perso la partita per 2-1. La prestazione opaca dei biancocelesti non è passata inosservata non solo a chi ha visto la partita, naturalmente alla società. È intervenuto il direttore sportivo Fabiani e lo ha fatto pesantemente con parole che non si possono naturalmente riferire, ma vi assicuriamo che sono state parole durissime rivolte ai giocatori biancocelesti sotto lo sguardo attento di Maurizio Sarri. E vedremo un po' come reagirà questa sera la Lazio in una partita chiave della stagione, perché o è rilancio o è crisi totale per i biancocelesti. E per battere il Celtic Maurizio Sarri ha scelto una formazione assolutamente sorprendente per quanto riguarda il reparto offensivo, perché Immobile va in panchina, gioca Castellanos, giocherà anche Isaksen, eppure Pedro, l'autore del gol in pieno recupero al Celtic Park in occasione del match d'andata, partirà dalla panchina. L'inno sempre meraviglioso della Champions League a fare da apripista al match che inizierà a breve qui allo Stadio Olimpico davanti a 50.000 spettatori. Sono presenti anche 3.400 sostenitori del Celtic. Recupera Felipe Anderson, vediamo la Lazio che può partire, ci prova Luis Alberto, tunnel di Luis Alberto su McGregor, Luis Alberto per Guendouzi, c'è possibilità per la Lazio, Guendouzi vorrebbe il taglio di Isaksen che invece si allarga per ricevere il pallone, vertice destro dell'area, Guendouzi, attenzione al corpo, Felipe Anderson, colpo di testa, pallone fuori e questa è la prima palla gol della partita. Al decimo minuto è arrivato Felipe Anderson che ha subito anche una botta al fianco destro, Isaksen per Guendouzi, ha visto l'inserimento che era in posizione regolarissima, Felipe Anderson schiacciato di testa il pallone che è terminato al lato alla sinistra di Joe Hart, poi Luis Alberto, guarda Castellanos, ci prova Luis Alberto, gran tiro da fuori dai 30 metri, pallone al lato non di molto, Luis Alberto 50 gol con la maglia della Lazio alla caccia della prima rete in Champions, pallone per Furuasci, area di rigore, attenzione alla conclusione, Redente fuori di un niente, fuori di un niente Furuasci con Provedel proteso ad andare sul pallone, ma è stato superato l'estremo difensore della Lazio e il diagonale di Furuasci è andato fuori veramente per pochissimi centimetri. Forrest sul settore di sinistra cerca di liberarsi Paolo Bernardo, ecco il portoghese che di tacco serve Taylor, attenzione al cross, attenzione a Young, pallone che arriva ancora all'interno dell'area di rigore, Young da solo completamente dimenticato in particolar modo da Marosic, Provedel è stato scavalcato dal pallone e per fortuna della Lazio che il colpo di testa di Young, uno non era nello specchio della porta, due non ha trovato un compagno di squadra libero a porta vuota e sarebbe stato un gioco da ragazzi per il giocatore per i giocatori del Celtic spingere la palla in rete. Pallone per Felipe Anderson che può puntare l'area avversaria, Felipe Anderson infiltrante, Isaksen fuori di pochissimo, stessa esecuzione di Furuasci di qualche minuto fa, stessa misura del pallone fuori di un niente, fuori di un niente. Ecco un break di Lazzari, Massimo, vediamo un po' Lazzari che ruba palla, affronta Scherzo, Lazzari Immobile, velo, Luis Alberto tiro alto e questa è una grande opportunità, questa è una grande opportunità, bella azione con il break di Lazzari a rubar palla agli avversari,
il pallone basso, il velo di Immobile a liberare la conclusione di Luis Alberto dall'interno dell'area di rigore. Questa è una grande opportunità. Pedro per Guendouzi, Guendouzi avanza, c'è Isaacsen sulla destra, riceve palla il danese che può puntare, Taylor, Isaacsen rientra col sinistro, Isaacsen tiro deviato, Immobile, rete! Tiro Immobile! La Lazio in vantaggio al 37esimo e chi se non lui, chi se non lui, tiro Immobile! Aspettiamo però, perché probabilmente bisognerà attendere l'ultimo giudizio, la cassazione del VAR, però intanto, perché è in posizione, vediamo un po' davanti alla porta, ma sicuramente Ciro Immobile era nella posizione giusta, ha scaraventato il pallone in rete. Vediamo, rivediamo il tutto. Isaacsen, non è buonissima, 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 è buonissima la posizione di Ciro Immobile. Lazio in vantaggio, chi se non lui, Ciro Immobile al 38esimo della ripresa. Lazio 1, Celtic 0, Ciro Immobile. Che meraviglia, che meraviglia, Massimo. Questi sono veramente i film più belli, no, del calcio, con Immobile, l'idolo incontrastato, incontrastabile veramente per la curva, per la gente che tifa la Lazio. Doveva segnare lui, farsi trovare pronto al momento giusto in una palla che Isaacsen ha calciato, deviazione, e il grande attaccante si fa trovare pronto nel posto giusto, la mette nell'angolino. Veramente un grande gol di un grandissimo giocatore, che magari non sarà nella sua migliore stagione, però riesce sempre a trovare la giocata giusta. Massimo Orlando, allora io ti dico, Immobile ha segnato gli ultimi 4 gol della Lazio tra campionato e Champions, e per aggiornare i suoi numeri, i suoi record, perché lui insomma è l'uomo dei record, 202 gol con la Lazio, 198 in Serie A ed è prossimo a tagliare il traguardo dei 200, 24 gol nelle coppe, 11esimo con questo in Champions, ed è il 7° con la Lazio, 4 le ha segnati con il Dortmund. Dunque 1-0, chi se non lui, abbiamo detto, lo abbiamo invocato, l'ingresso in campo di Immobile, è arrivato il suo gol da centravanti vero, tra l'altro, da centravanti vero, perché era al posto giusto, al momento giusto. Bravo, sulla Massimo. Bella giocata, sulla bella giocata, perché va rimarcato anche questo di Isaacsen. Rimarcato la giocata di Isaacsen. Sì, scusami Massimo. Isaacsen bene in questo secondo tempo, ancora una volta punta l'uomo, calcia la deviazione, ma la cosa incredibile, come hai detto te, è che la punta, quella vera che fa più di 200 gol, e il fenomeno è appunto Immobile, si fa trovare nel posto giusto, e questa è una qualità che c'hai dentro, non è che te la insegnano. Ancora Immobile, 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 rete, tutto l'Olimpico per il Ciro Immobile, 2-0 in rete al gol. Ciro Immobile ha un nome e un cognome, Ciro Immobile, 2-0 per la Lazio, strepitoso, tutti ad abbracciare Immobile, che ha colpito con un 1-2 micidiale tra il 38esimo e il 40esimo del secondo tempo, un dribbling, si è impossessato del pallone all'interno dell'area di rigore, ha saltato un avversario e con il sinistro ha depositato il pallone in rete, era andato a vuoto scherzi, dribbling su Carter Vickers, sinistro a battere John Hart, Lazio 2 Celtic 0, Immobile 2 Celtic 0. Mamma mia, Massimo, la gente voleva questo, voleva gli ultimi minuti col suo idolo che timbrasse veramente, e questa partita così difficile si era messa male per la Lazio, ma solamente un grande fenomeno come Ciro Immobile, che anche in questa situazione è bravissimo a fare il gioco di sponda, a non consentire all'avversario prima di intervenire con la testa e poi dopo finta col destro e da lì col sinistro, lui non sbaglia mai, veramente incredibile le emozioni che regala questo giocatore ai propri tifosi. Se volevano il gol, lo volevano sicuramente da lui. Il problema, la nazionale di Spalletti ha il problema dell'attaccante, ha il problema del gol, lo abbiamo visto nelle ultime partite, per fortuna che è arrivato alla qualificazione agli europei,
ma ce n'è uno che di gol ne ha segnati una marea e che è di gran lunga ancora il migliore nel panorama nazionale ed è Ciro Immobile. Ci sono degli attaccanti importanti che stanno venendo su, Scamacca su tutti, ma sicuramente il leader incontrastato ancora è Ciro Immobile. Fantastico davvero, ma Spalletti un uomo intelligente, in questo momento sa che Ciro Immobile non è al meglio, però c'è tutta un'annata davanti, ritroverà la condizione e sfido chiunque che alla fine non lo sceglierà appunto Immobile per gli europei, anche solo per l'esperienza e la bravura, e magari non tutta la partita, ma quando entra in campo. Questo è Massimo, vede la porta, la sente, sente il gol come pochi altri attaccanti al mondo, è una qualità che, ripeto, hai dentro e si è visto anche stasera in due situazioni, ha trovato due gol meravigliosi. Che dire, un momento difficile, lo abbiamo visto, la squadra fatica, però l'importante era vincere, è entrato in campo il fenomeno e io sono contento anche per la gente della Lazio, no? I tifosi che quando segna Immobile è tutta un'altra cosa, c'è una grande festa, abbiamo visto esultare incredibile. Sì, sì, ma è stato bellissimo, no? Sul primo gol è andato sotto la curva nord a ricevere il tripudio del pubblico della Lazio, cosa accaduta anche in occasione del secondo gol, tutti ad abbracciarlo, i compagni di squadra, perché indubbiamente lo sanno anche loro che un conto è avere Immobile in campo e un altro senza, insomma, non averlo. Esatto, i risultati si vedono. Vediamo il Celtic in questo finale di partita con Provedel che si allunga a respingere una conclusione di McGregor, pallone ancora in gioco, Provedel uscita in due tempi nonostante la febbre, va a subire anche fallo. Vediamo un po', ho la sensazione che l'arbitro abbia concesso un calcio di rigore al Celtic. Vediamo un po', l'arbitro ha concesso un rigore al Celtic per una spinta di Patrick, mette una mano, però mi sembra che Young si lasci andare pesantemente, leggera spinta, però non mi sembra rigore comunque. Ma dovrebbe intervenire il VAR in questi casi, sinceramente. Wow. Perché la spinta, francamente, tutti intorno all'arbitro, infatti i giocatori della Lazio, un rigore molto generoso questo. Vediamo un po' se c'è, credo, un consulto VAR per forza, perché sinceramente Patrick adesso si sta spiegando con il direttore di gara, consulto VAR in corso, francamente un rigore veramente quasi sconcertante, direi. Ma direi, Massimo, tra l'altro meno male che siamo qualora alla fine venisse assegnato, meno male che siamo alla fine, però mi sembra tutto tranne che rigore, poi dopo l'arbitro era vicino, ha visto meglio. Infatti sta parlando perché insomma un colloquio che si prolunga, facendo calma sto parlando ai giocatori, tempo è scaduto nel frattempo da 1 minuto e 20 secondi, quindi aspettiamo la decisione del direttore di gara che andrà a rivedere, e se va a rivedere secondo me non lo dà, non può dare un rigore del genere perché non c'è. Ma se lo poteva anche evitare, sinceramente, ma non perché noi siamo dalla parte della Lazio, ma all'ultimo secondo così un rigore che non sei sicuro, cioè onestamente mi sembra una mezza follia. Comunque no, vediamo. Ma c'è un'inquadratura dal basso che va proprio a vuoto del giocatore del Celtic. Sì. Proprio vuoto, non c'è nemmeno proprio contatto, nulla proprio, insomma, leggerissima, Massimo, ma va proprio a vuoto, va. Sì, si lascia andare, e il giocatore è se non sbaglio, sì, è sta guardando, ecco, rientra in campo, decisione presa, vediamo cosa decide. Decide che non c'è nulla, ma era ovvio. Vabbè, non c'è nulla, rigore revocato e finisce qui, crediamo. Pubblico dell'Olimpico che aspetta il triplice fischio finale, dunque 2-0,
per la Lazio. Rinvio di Provedel, fa giocare ancora qualche secondo l'arbitro turco, l'arbitro turco Umut Meler, che ha preso una vera e propria topica al 48esimo di questa ripresa, e finisce qui. La Lazio batte il Celtic 2-0 grazie al suo capitano, esulta Maurizio Sarri, esulta Ciro Immobile, i giocatori in campo. Lazio 2 Celtic 0, la doppietta nel finale di Immobile al 37esimo e al 40esimo. Immobile, che lo ricordiamo, era entrato nel corso del secondo tempo, esattamente al 16esimo della ripresa, al posto di Castellanos. Due conti prima di dare la linea a Saxarubra. La Lazio in questo momento è in testa al gruppo E con 10 punti. L'Atletico Madrid affronterà il Feyenoord tra poco alle 21 a Rotterdam. In caso di successo della formazione del Cholo Simeone, che avrà un pensiero in più magari ricordando i suoi trascorsi della Lazio, per cercare di fare un favore alla sua ex squadra, Atletico Madrid, se dovesse battere il Feyenoord, manderebbe la Lazio agli ottavi di finale, e poi sarà una festa nell'ultima giornata tra Atletico e Lazio.